Grazie Danilo. Adesso cercherò di non dimenticarmi che ho il microfono in mano, perché... Allora, surfing tra le galassie a cavallo di un'onda gravitazionale. Vabbè, il titolo è così un po' provocatorio per cercare di incuriosire. Voglio cominciare questa conferenza con l'ultimo verso della Divina Commedia, l'amor che muove il Sole e le altre stelle. Mi serve per introdurvi al concetto di gravità, di gravitazionale. Perché Dante, in quest'ultimo verso, sintetizza in un certo senso quella che era la concezione medievale dell'universo, del cosmo, che era un po' la concezione quella aristotelica del decelo di Aristotele, la concezione tolemaica, no? La Terra al centro, circondata da queste sfere rotanti, i nove cieli, l'ultimo, il primum mobile, cieli che venivano mossi da intelligenze angeliche, no? cori di angeli che facevano, come dire, suonare e ruotare questi cieli. E oltre, nell'ultimo cielo, nell'Empireo, Dio che muoveva tutto quanto. Ed era l'amore di Dio a muovere l'intero universo. 400 anni dopo, Isaac Newton pubblica nel 1687 il Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, un'opera storica per i fisici, perché praticamente c'è dentro tutta la fisica di oggi, insomma. E non si sa se sia vera la faccenda della mela che gli è cascata in testa, no? Probabilmente non è vera, però sta a significare una cosa importante, che Newton che cosa fa? Newton scopre che le leggi che muovono gli astri nei cieli, diciamo così, sono le stesse che muovono gli oggetti qui sulla Terra. Praticamente la legge che dice, che spiega come una mela cade per terra è la stessa che, diciamo così, che spiega perché la Luna orbita intorno alla Terra o la Terra attorno al Sole. E quindi il passo di Newton è stato, diciamo così, determinato, adesso senza voler entrare nel dettaglio, la legge di gravitazione universale, la legge di inerzia, le tre leggi di Newton sono ancora tutt'oggi utilizzate normalmente. Il concetto base su cui si fonda Newton nella sua scrittura è il concetto di forza. Il concetto di forza è uno dei concetti per noi fisici che diciamo primitivo, cioè che non può essere definito come concetti di spazio e di tempo, no? Tutti quanti avete chiara l'idea di che cosa sia una forza, perché noi grandezza fisica vettoriale che si manifesta nell'interazione di due corpi. Noi tutti viviamo, la nostra vita è fatta di forze, da quando la mattina ci alziamo, ci laviamo i denti, ci asciughiamo, scendiamo le scale. Anche adesso, che voi siete comodamente seduti qui, state applicando delle forze che sono necessarie per vivere, perché il vostro cuore sta pompando, si presume, il sangue nella circolazione, e i muscoli del torace stanno pompando l'aria nei polmoni. Ogni volta che sbattete gli occhi applicate una forza. Quindi il concetto di forza è la nostra vita, praticamente. C'è una forza che è un po' strana, è più strana delle altre, che è così la forza di gravità, quella che ha tirato in ballo Newton. Perché? Perché questa qui è una forza strana che agisce fra i corpi a distanza. Cioè i corpi si attraggono l'un l'altro a distanza senza che ci sia un mezzo che li mette in collegamento, come succede quando voi spingete qualcuno o quando i vostri muscoli applicano una forza per muovere qualcosa. La forza di gravità, quindi, uno si domanda, adesso mi acceca, cioè dov'è sta forza di gravità? Dove sono gli elastici che in questo momento vi tengono attaccati alla sedia, attaccati per terra? I legami che vi tengono, per quale motivo non svolazziamo tutti in questa stanza? A dare una risposta a questo dilemma, diciamo così, Newton non si era preoccupato molto per la verità di definire queste cose, lui interessavano le equazioni che descrivevano quello che accade in natura.
È stato Einstein che nel 1916 pubblica la teoria della relatività generale, che è una teoria della gravitazione. Einstein era 1916, quindi esattamente 100 anni fa. L'ha resa nota nel 1915, tant'è che l'anno scorso abbiamo festeggiato il centenario, ma viene pubblicata sugli Annalen der Physik a Lipsia nel 1916. Einstein era già famoso all'epoca perché nel 1905, una decina d'anni prima, aveva pubblicato la teoria della realtà ristretta, in cui sostanzialmente aveva fatto una rivoluzione, nel senso che aveva proposto l'idea che spazio e tempo fossero la stessa cosa, cioè fossero il tempo come lo spazio è la quarta coordinata per definire la posizione di un evento. Voi sapete che nella realtà che ci circonda, noi viviamo in una realtà tridimensionale tipicamente. Dire tridimensionale, uno guarda lo spigolo di una casa e si rende subito conto delle tre dimensioni, altezza, larghezza, lunghezza, così come vi rendete conto delle dimensioni in cui potete spostarvi avanti e indietro, destra, sinistra, alto, basso. Quelle sono sostanzialmente le tre dimensioni su cui si ragiona. Quindi bastano tre numeri per individuare la posizione nello spazio di un punto. Einstein sostanzialmente dice, lo spazio, ma un evento ha bisogno di un'ulteriore dimensione, perché voi seduti in questo punto oggi potete essere individuate da quattro coordinate, dovete essere da quattro coordinate, perché bisogna che io vi dica longitudine, latitudine, altitudine, le tre coordinate spaziali, e l'ora in cui siete qui, perché l'evento, voi siete un evento in questo istante, non siete un punto nello spazio. Nasce quello che da allora è stato denominato lo spazio-tempo, scritto tutto attaccato. Lo spazio-tempo, a dire il vero, è stato inventato, in questa nuova visione, Einstein smonta i concetti newtoniani di spazio e di tempo assoluti. Secondo Newton il tempo era assoluto. Cosa vuol dire tempo assoluto? Vuol dire che c'è un unico tempo per tutto l'universo. C'è un enorme orologione piazzato da qualche parte che segna il tempo uguale per tutte le galassie e per tutto l'universo. Einstein dice, no signori, il tempo non è assoluto. Il tempo dipende dal moto relativo tra due sistemi di riferimento. Se noi adesso, pensate un attimo, noi quasi tutti abbiamo in tasca un orologio, no? Noi adesso potremmo sintonizzare i nostri orologi. Ammettendo che siano molto precisi, potremmo stabilire che in questo momento i nostri orologi segnano la stessa ora. Alla fine di questa conferenza, quando saranno passati circa una cinquantina di minuti, massimo un'ora, se noi controlliamo i nostri orologi, scopriremo che il mio orologio è andato un po' più lentamente del vostro. Perché? Perché io mi sono agitato avanti e indietro qui, per tutto il tempo della conferenza, mentre voi siete rimasti fermi. Il mio movimento ha fatto sì che il mio tempo scorresse più lentamente. Quindi io in quest'ora invecchierò un po' meno di voi. Adesso che cominciate ad agitarvi là in fondo per cercare di me. Cioè più uno si muove, più lentamente scorre il tempo. Questa è stata la grande scoperta di Einstein, della relatività ristretta. E dicevamo prima appunto l'idea di spazio-tempo. Non l'ha immaginata Einstein, ci ha pensato questo signore qua, Hermann Minkowski, che era stato professore al liceo di Zurigo di Einstein, e diceva che Einstein non c'aveva voglia di lavorare. E Minkowski scrisse nel 1908, d'ora in avanti lo spazio singolarmente inteso, il tempo singolarmente inteso, sono destinati a svanire in nient'altro che ombre, e solo una connessione di due potrà preservare una realtà indipendente. La realtà dello spazio-tempo, scritto tutto attaccato. E lo spazio-tempo per i fisici è qualcosa di estremamente concreto, di solido, di plastico. Voi non ve ne accorgete, ma voi siete immersi nello spazio-tempo. Ci circonda, ci avvolge. E non è un concetto matematico, un ente matematico, è un qualcosa di concreto, di reale. E diciamo, l'universo in cui viviamo è uno spazio-tempo, con dentro poi degli oggetti di materia e di energia, ma non è il contenitore, è proprio la sostanza, lo spazio-tempo.
Quindi, con la teoria della relatività generale, Einstein cerca di risolvere il problema della forza a distanza, dell'azione a distanza, di una forza che agisce a distanza. E la sua idea nasce nel 1908 quando ha una incredibile intuizione. E l'intuizione di Einstein è praticamente questa. Lui ha immaginato di essere in un ascensore al quinto piano. Cioè, vi sarà capitato tutti, quando l'ascensore è fermo, si sta muovendo di moto rettilineo uniforme, voi all'interno dell'ascensore potete pesarvi, se avete una bilancia, un peso a persone, tutti gli ascensori sono dotati di peso a persone, lasciate cadere una pallina, questa cade normalmente. Immaginate ora che si rompa il cavo dell'ascensore e che non ci sia un sistema di rallentamento. Nell'istante in cui cominciate a precipitare, in cui iniziate ad accelerare verso il basso, prima di schiantarvi al suolo, all'interno dell'ascensore la forza peso scompare, si annulla. Ma che stranezza di una forza che si annulla quando accelerate. Adesso non so se volete provare a casa, basta che non si lanci dal quinto piano, di una fine non fatelo, no, perché si sa che... Però avete la gioia per alcuni secondi di vivere in assenza di peso, cioè di pesare molto meno, è una sorta di una cosa dietetica anche. E lo sappiamo perché c'è il famoso 0G, quell'aereo che viene utilizzato per allenare gli astronauti, no? Che viene lanciato a tutta velocità verso l'altro e poi precipita praticamente l'aereo in caduta libera. E all'interno dell'aereo, e chi paga per fare quell'esperienza, si trova a volteggiare nell'aria in assenza di peso. È un'esperienza che tutti possono provare, voglio dire. Chiaramente per il tempo in cui l'aereo accelera, a dire il vero è in tutto il percorso parabolico, da quando stacca i motori a quando arriva all'apice della traiettoria, a quando inizia a precipitare, in tutto questo tempo, poi quando chiaramente cabra e riprende e vengono schiacciati. E da qui Einstein si inventa quello che prende il nome di principio di equivalenza, che è, ma a pensarci bene, è qui la genialità di Einstein, no? Il principio di equivalenza qual è sostanzialmente? Dopo arrivo alle onde gravitazionali, però se io non vi do l'idea di che cos'è lo spazio-tempo, è inutile che io vi dica che un'onda gravitazionale è un'oscillazione dello spazio-tempo, perché voi mi guardate e dite, vabbè, ha detto lei. Einstein allora cosa fa? Scopre il principio di equivalenza. Il principio di equivalenza è detto così. Se voi state all'interno di una cabina, voi non potrete sapere se vi trovate dentro ad un ascensore che sta precipitando oppure se siete dentro ad un'astronave a motore spento che si trova nello spazio interstellare, lontano da una qualunque sorgente di gravità. Principio di equivalenza. Se non guardate dal finestrino, uno non lo sa se si trova praticamente, se vede i piani che stanno passando velocemente l'uno dietro l'altro, oppure se vede fuori le stelle e dice, oh, guarda, sono nello spazio interstellare. Viceversa, voi non siete in grado di sapere se siete appoggiati, come siete voi, su nel campo gravitazionale di un pianeta, o se vi trovate su un'astronave con i motori accesi, che sta accelerando. Chiaro differenza? Quindi, o campo gravitazionale e accelerazione, oppure assenza di campo gravitazionale che si precipita in caduta libera. Voi in questo istante, noi tutti adesso in questo istante potremmo benissimo essere dentro ad un'enorme astronave, se non guardiamo fuori, con i motori accesi, che sta accelerando nello spazio interstellare diretti verso la nebulosa di Andromeda. Avreste pagato di più il biglietto d'ingresso, ma comunque no. Non ho capito cosa è successo, scusate. Ah, ecco. Allora, queste qui sono, si chiamano condizioni inerziali, quelle caratterizzate dal fatto che qualcuno, che o siete in assenza di gravità, no? Questo assenza di gravità, oppure state precipitando. La Cristoforetti, l'avete vista più volte, è dentro nell'astronave, nella stazione spaziale, era in condizioni di assenza di gravità, volteggiava. Perché?
quando lo chiedo tutti quanti mi rispondono, è semplice, perché in quale delle due situazioni si trovava la Cristoforetti? In questa o in questa? Tutti dicono in questa, no? Cioè era fuori dal campo gravitazionale, sì, dite tutti sì, sì. Invece no, la Cristoforetti era in questa situazione, la Cristoforetti era in un ascensore che stava precipitando, no? Ci credete mica? Sì, perché lei è dentro nel campo gravitazionale terrestre, solo che sta precipitando, è come se fosse nell'aereo. E allora la domanda che viene fatta subito è: ma perché la Cristoforetti in 6 mesi non si è mai sfracellata al suolo? Fa la domanda. È il problema del moto orbitale, no? Perché lei in realtà si sta muovendo orizzontalmente mentre precipita. E lei cade di tanto quando la Terra, che tutti sappiamo essere tonda, le scende sotto i piedi praticamente. Cioè lei sfrutta il fatto che la Terra è tonda, lei sta cadendo, ma mentre cade si sposta, per cui continuamente la Terra le scappa dai piedi. Quindi la Cristoforetti ha precipitato per 6 mesi senza mai arrivare a Terra. E questo era un fervorino, perché era giusto per chiarire questo aspetto qua. Questo qui invece è il famoso colonnello von Stapp dell'aeronautica militare americana, che era volontario per provare gli effetti dell'accelerazione e quindi della gravità sul corpo umano, perché serviva per testare il limite di resistenza dei piloti alle forti accelerazioni. Un'accelerazione si misura in G, in gravità praticamente, lui resisteva fino a 18-20 G. Praticamente, poi perdeva i sensi ovviamente, era pagato a perdita di sensi, ogni volta che perdeva i sensi gli veniva dato un assegno, ottimo, un lavoro duro, non è arrivato alla pensione. E adesso arriva Einstein, e Einstein dice, vabbè d'accordo, allora l'unica cosa per spiegare il principio di equivalenza, la gravità e l'accelerazione, è quello di fare un'ipotesi audace. Lui dice, la gravità non esiste, la gravità è la conseguenza del fatto che lo spazio-tempo è curvo. Dice, è la curvatura dello spazio-tempo. Io so, sarete tutti perplessi, perché uno dice, ma cosa sta dicendo? Adesso già lo spazio-tempo è una cosa che già uno fa fatica a capire. L'idea che poi sia addirittura curvo, io vi ho detto prima che è reale, che è concreto, che è plastico, no? Adesso che si incurva. Il fatto che si incurvi poi ci crea qualche problema non banale, no? Perché lo spazio-tempo ha 4 dimensioni, ve l'ho detto prima. Immaginare che una roba a 4 dimensioni si possa incurvare vuol dire che l'ho incurvata nella 5ª dimensione. Nessuno è in grado di pensare a un qualcosa che ha 4 dimensioni. Già non ci si riesce a pensarlo, quindi ma nemmeno un oggetto a 3 dimensioni che si incurva nella 4ª noi riusciamo ad immaginarlo. L'unica cosa che riusciamo ad immaginare è un oggetto a 2 dimensioni che si incurva nella 3ª. Quello lì, un foglio, una superficie. Quindi cosa dice Einstein sostanzialmente? Dice che la presenza di una massa, di un oggetto pesante, incurva. Molti pensano che qua ci sia la gravità. Qui non esiste gravità, no? La gravità per Einstein scompare. Esiste solo la curvatura dello spazio-tempo. Allora, ci siete, no? Immaginiamo allora lo spazio a solo 2 dimensioni. Abbiamo buttato via 2 dimensioni, lunghezza e larghezza. Teniamo soltanto tempo in una dimensione, oppure 2 dimensioni spaziali, non ha importanza. Il nostro spazio-tempo ridotto a 2 dimensioni. Lo vedete come si incurva, no? È chiaro, una superficie a 2 dimensioni, il nostro piccolo cervello riesce ad immaginarla. Quindi Einstein dice, la forza di gravità è di fatto la curvatura dello spazio-tempo. E scrive questa che è, no, non spaventatevi, non ve la commento, questa è la famosa equazione di campo di Einstein. Lì dentro c'è tutta la relatività, la relatività generale. È un'equazione tensoriale alle derivate parziali, non lineare, i matematici ci sguazzano dentro, no? È una cosa disgustosa. In realtà sono 16 equazioni, una cosa. Non a caso è stata denominata l'equazione di Dio, perché quell'equazione descrive l'intero universo. Tutto ciò che accade nell'universo è descritta da quell'equazione lì.
Ecco, voi come moltissimi di quell'equazione l'unica cosa che capite è il segno di uguale, perché questo... Ma non è una banalità, eh? Non è una banalità. Cioè il segno di uguale è fondamentale, perché ci dice una cosa, ci dice che la roba che sta a sinistra del segno di uguale è uguale alla roba che sta a destra. Già è un primo passo, no? Ma allora, che cos'è che sta, la roba che sta a sinistra? Io non ve la sto neanche a dire cos'è. La roba che sta a sinistra è la roba che esprime in modo matematico la curvatura della superficie. Dice di quanto si incurva la superficie. Voi quando stasera andate a letto disperati per aver sentito questa conferenza e arriverete e vedete il vostro letto superficie piana e vi ci butterete sopra, voi determinerete un'incurvatura del materasso, un'incurvatura dello spazio-tempo. Ecco, avrete determinato quella roba lì col tensore di Riemann. E la roba che sta a destra che cos'è? È il vostro peso. Più pesate e più incurvate il materasso. Cioè, il sovrappeso chiaramente possono determinare anche gravi danni alla struttura. Però ecco quindi, questo qui è la curvatura, è quello lì. E il tensore energia-impulso ti dice di quanto pesa l'oggetto che sta dentro. E adesso voi mi direte, ma vabbè, d'accordo, ma com'è possibile che l'incurvatura del materasso produca una gravità, produca una forza di gravità? Com'è possibile che incurvando lo spazio-tempo, ricordatevi, l'abbiamo schematizzato con solo due dimensioni, si determini una forza? Ecco, io adesso cerco di spiegarvelo, perché qui è proprio il cuore della gravità, quello che poi ci permetterà di arrivare alle onde gravitazionali. Però per spiegarvi questa cosa ho bisogno di utilizzare dei concetti matematici abbastanza pesanti e una tecnologia all'avanguardia. La macchina di Fred Flintstone. Qual è la caratteristica fondamentale della macchina di Fred Flintstone? È il fatto che non c'ha il motore, non c'ha i freni, perché ci pensa Flintstone con i piedoni, no? Ma c'è anche un'altra caratteristica, che non c'ha lo sterzo. Quindi è una macchina che va sempre solo dritta. Se vuole girare deve prendere davanti e spostarla. Allora che cosa succede a una macchina che va sempre solo dritta, che procede quindi sempre di moto rettilineo, e facciamo finta uniforme? Eccola qua. Questa è la macchina di Fred Flintstone. Lui si può muovere solo su due binari rettilinei, praticamente. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi prendiamo due macchine di Fred Flintstone, le mettiamo esattamente parallele e le avviamo, queste qui si muoveranno parallelamente l'una all'altra, mantenendo sempre la stessa distanza. No? Proprio se... Non è difficile, no? Sì. Adesso, cosa succede se invece di muoversi su una superficie piana, che vi ricordo è il nostro spazio-tempo a due dimensioni, si muovono su una superficie sferica, su una superficie curva? Avete mai provato ad andare sempre dritti con la vostra macchina? No, a parte il fatto che è chiaramente la prima curva. Ma immaginate una terra piatta, un biliardo. Se voi prendete la vostra macchina, inchiodate, saldate lo sterzo, andate sempre dritti, cosa fate? Fate il giro della terra, no? Vi muovete su quella che i matematici chiamano un cerchio massimo. Cioè viaggiate, dopo due settimane ritornate esattamente al punto di partenza. Siete andati dritti. Andare dritti in una superficie curva vuol dire percorrere un cerchio massimo. Se partite dall'equatore verso il polo nord, percorrete un meridiano e tornate al punto di partenza. Se volete girare intorno al polo nord, dovete sterzare. E Fred Flintstone non lo può fare perché chiaramente non avevano inventato lo sterzo all'epoca. Ma se adesso partiamo dall'equatore, mettiamo due macchine di Fred Flintstone parallele che puntano esattamente verso il nord e le facciamo partire, che cosa succede? Che si avvicinano, no?
lo vedete? Se io e Danilo adesso puntiamo verso nord e partiamo tutti e due, ci mettiamo esattamente paralleli e ci muoviamo entrambi verso nord, cosa succede? Che ci avviciniamo, perché poi confluiamo al polo nord, ci scontriamo. E questo avvicinamento noi lo scambiamo per attrazione gravitazionale, non vorrei che con i tempi che corrono, perché io e Danilo siamo attratti l'un l'altro, sempre gravitazionalmente. Da, perché? Perché lo spazio è curvo e diciamo, ma tu stai esercitando una forza gravitazionale verso di me, no, dico sei tu che la vedi verso di me, in realtà non c'è forza, è solo che noi ci stiamo muovendo in uno spazio curvo. Non sono mica tanti che hanno capito la teoria della relatività così, Ecco, quindi la curvatura dello spazio diventa di fatto una forza. Ma quindi la curvatura dello spazio, abbiamo detto di una somma. Ecco, quindi muoversi, tirare diritto in uno spazio qualunque, i fisici dicono, vuol dire seguire una geodetica. La geodetica è la retta che percorre la macchina dei Flintstone in qualunque spazio voi lo mettiate. È ovvio che se lo spazio è piano, la macchina di Flintstone andrà lungo una retta, se lo spazio è sferico farà un cerchio massimo, se lo spazio è qualunque, come la superficie della vostra automobile ad esempio, chiaramente Fred Flintstone percorrerà un percorso che sembra curvo, ma è diritto, perché lui non può fare altro che andare diritto. Voi dite, ma si può andare diritto in uno spazio curvo, quindi però curvate. Vedete, adesso non so, si può tentare. Voi immaginate di arrivare con la vostra macchina, c'è un enorme avvallamento, quando arrivate sull'avvallamento la macchina cosa fa? Curva. Ma voi state andando diritto. Ecco, quindi, l'orbita della Terra attorno al Sole o della Luna attorno alla Terra è una geodetica. La Luna tira diritto attorno alla Terra. Perché? Perché la Terra incurva lo spazio-tempo. So che dopo la fine ci sarà il lancio dei pomodori, perché... No, davvero, non è difficile. No, dai, lei, Miserocchi, non può venirmi a dire che la Luna va dritta. La Luna segue una geodetica. Cioè, se al posto della Luna voi ci metteste la macchina dei Flintstone, no? E lo spazio a due dimensioni, la Flintstone ci girerebbe intorno. Non so se vedete, no? Io più di così posso cercare di mimare, ma... Che cos'è la gravità? Quindi niente, ma pensate alla genialità di Einstein, guarda che per arrivarci qui non è mica... Cioè, dai tempi di Galileo, no? Che buttava giù le pietre della Torre di Pisa, non aveva capito, e si domandava perché due sfere di peso diverso precipitano con la stessa velocità. Come si spiega? Perché si stanno muovendo lungo una geodetica. Adesso che abbiamo confidenza, quindi con lo spazio-tempo, abbiamo visto che si incurva, passiamo a questo discorso, al discorso dei buchi neri, che mi servono per le onde gravitazionali anche queste. Carl Schwarzschild nel 1916, l'anno stesso in cui Einstein butta fuori la sua equazione di campo, quella bella equazione che ho fatto vedere prima, no? Tra l'altro quell'equazione lì è alla stregua di una sinfonia di Beethoven, della Gioconda, per i fisici, no? Cioè, tutti noi fisici abbiamo il quadro e tutte le sere, prima di andare a letto, ci guardiamo l'equazione di campo di Einstein. Proprio è una sorta di... l'ho riscritta lì perché è troppo bella. Ecco, Schwarzschild la risolve. Fra parentesi, non si riesce a risolvere quell'affare lì, né? Ci vogliono calcolatori, metodi numerici, ma è una cosa disgustosa davvero. Schwarzschild la risolve, però come fa a risolverla? Ipotizza che la massa, quella che deforma lo spazio-tempo, sia concentrata in un punto. Cioè fa una semplificazione enorme, lui non considera stelle, pianeti, come se fosse troppo difficile. Immaginati che ci sia lo spazio vuoto e una masserella, piccina, piccina, concentrata in un punto. E scopre una cosa che fa molto arrabbiare Einstein. Scopre che praticamente questa masserella concentrata, lo spazio-tempo, lo buca. E si forma
qui chiaramente questo è un cerchietto, ma perché siamo in due dimensioni, in realtà è una sfera che prende nome di orizzonte degli eventi, cioè c'è una regione di spazio all'interno della quale la teoria della relatività non funziona più. È quello che più tardi sarebbe stato denominato un black hole, un buco nero. Si chiama black hole perché la forza di gravità determinata da questa massa concentratissima è talmente, la chiamo forza di gravità, ma dovrei dire curvatura dello spazio, è così accentuata che nemmeno la luce riesce a fuoriuscire da questa incurvatura. La luce stessa rimane intrappolata qui dentro. I buchi neri esistono, e questa è una rappresentazione pittorica di un buco nero, praticamente esistono, ormai è stato accertato, ma è stato accertato indirettamente, perché non si possono vedere direttamente, perché chiaramente non arriva luce da un buco nero. Si possono dedurre per il fatto che gravitazionalmente determinano certi comportamenti delle stelle che gli stanno intorno, o degli stelle. Questo qui è un famoso buco nero che si trova al centro di una galassia, per intenderci tutte le galassie al centro hanno un buco nero, un buco nero supermassiccio. Anche la nostra galassia, la Via Lattea, al centro ha un buco nero che ha una massa di circa 5 milioni di volte la massa del nostro Sole. Questa qui è una galassia che al centro contiene un buco nero. Il buco nero non lo si vede, però siccome è un buco nero che sta mangiando stelle, emette dei getti terribili di energia che spinge, vedete, questo qui sono le polveri della galassia, vengono spazzate via praticamente dall'effetto che legato al fatto che le stelle quando precipitano dentro ad un buco nero vengono praticamente disintegrate e si trasformano in energia. Questa è una bellissima foto del telescopio spaziale Hubble. A 4.000 anni luce quel getto spaventoso. La nostra Terra potrebbe diventare un buco nero, ma per farlo dovremmo comprimerla fino a farla diventare grande come una ciliegia, con dentro tutti quanti noi. Dovremmo prendere tutta la massa della Terra, schiacciarla, a quel punto la Terra diventerebbe un buco nero, cioè la luce non riuscirebbe più a fuoriuscire e questo pallino qui diventerebbe l'orizzonte degli eventi di un buco nero. Sui buchi neri la cinematografia ci ha fantasticato, ci abbiamo giocato, ci sono state inventate un mare, la Walt Disney ci ha fatto The Black Hole, the Beyond the Blue Event Horizon e via d'andare. Il più recente è Interstellar, in cui si sfruttano i buchi neri per fare viaggi, perché non voglio parlarvi per delle ore dei buchi neri, perché sono oggetti comunque affascinanti. Teorizzati dalla soluzione dell'equazione di campo di Einstein e se ne sono osservati gli effetti, ma non sono mai stati visti fino a puntini. E finalmente arriviamo alle onde gravitazionali. Si parte sempre dall'equazione di campo di Einstein. Stavolta a risolverla non è stato Schwarzschild che ha trovato i buchi neri, ma è stato Einstein stesso. Einstein l'ha risolta cassando via la parte di destra. Ha detto, cosa succede se io metto il termine di sinistra, quello che mi dice la curvatura, e metto a zero il termine di destra? Cioè, come se voi vi buttaste sul letto e pesaste zero. Scommetto che anche voi avete intuito quale può essere la soluzione. Cosa fa il letto? Resta così, resta piatto. E infatti, la soluzione che trova Einstein è quello dello spazio, è quello che si chiama lo spazio di Minkowski, lo spazio piatto. Non è euclideo perché è uno spazio-tempo questo qua. Ma, e qui c'è il bello, ma c'è anche la possibilità di un'altra soluzione, che la superficie oscilli. Cioè se io non ci butto dentro niente, ma disturbo la superficie e la lascio andare, questa qui comincia ad oscillare. Cioè ci possono essere delle onde nello spazio-tempo, senza che ci sia praticamente dentro nulla. È come buttare un sasso in uno stagno e stare lì a guardare. Il sasso non c'è più, è scomparso, però ci sono tutte le onde che si propagano nello stagno. Quindi vedete che la soluzione dell'equazione di campo di Einstein prevede l'esistenza di queste strane onde
dette onde gravitazionali, oscillazioni dello spazio-tempo, di quella roba che vi ho detto prima, che dovete sempre immaginare come un qualcosa. Insomma, noi siamo come i pesci nell'oceano, no? Abbiamo attorno l'acqua, noi l'acqua, la nostra acqua, è lo spazio-tempo. Non possiamo dire che non c'è, ci viviamo dentro. Ecco, qui vi faccio vedere come queste onde, perché sono onde un po' strane. Quella là che ho fatto vedere sopra è un'onda di tipo bipolare, è l'onda del mare, no? Se voi quando siete al mare col materassino che arrivano le onde, cosa fate? Voi andate su e giù, no, praticamente. Questo è il movimento ondulatorio di un... Nel caso delle onde gravitazionali, invece, la cosa è un po' più complicata, perché l'onda di gravitazionale, i fisici dicono, è un'onda di quadrupolo, cioè praticamente vi strizza in una direzione e vi allunga nell'altra, e viceversa. Quindi vi vedete, no? Vi fa diventare belli magri e snelli, e poi subito dopo vi fa diventare belli grassi e bassi. Quindi uno dice, io sto sempre sull'onda in modo tale da sembrare sempre questo qua. Ecco, qui l'ho rappresentata, questo qui è quello che succede a quelle otto piccoli puntini che sono piccole masse. In questo caso l'onda sta venendo dalla vostra direzione, no? E incide sulla superficie, e quindi l'onda viene da dove c'è il proiettore, arriva lì e muove, vedete, e muove lo spazio-tempo. Chiaramente lo spazio-tempo rappresentato da quegli otto pallini, che sono otto piccole masse praticamente. Ecco, adesso questo qui è un piccolo filmato, no, che fa vedere come l'effetto delle onde gravitazionali sulla Terra. L'effetto è esagerato, no, come c'è scritto giustamente, no? Per cui vedete, la Terra si allunga e si, come dire, ha questo strano movimento, ecco, ovviamente esagerato, perché se fosse così saremmo già tutti morti dopo il primo... all'arrivo dell'onda gravitazionale. Le sorgenti di onde gravitazionali. Allora, cos'è che produce le onde gravitazionali? Cos'è che fa ondeggiare? Perché Einstein l'aveva previsto teoricamente come soluzione della sua equazione, ma cos'è che nella realtà, nell'universo, può produrre le onde gravitazionali? Allora, una sfera che ruota su se stessa, intorno al proprio centro, non produce onde gravitazionali, è perfettamente simmetrica. Così un cilindro che ruota attorno al proprio asse non produce. Perché si producono onde gravitazionali bisogna che ci sia due masse, bisogna che ci sia una simmetria rispetto al centro di rotazione. Quindi due masse che ruotano l'una attorno all'altra. Ecco, questa è una rappresentazione che è un pochettino pittorica delle due masse, vedete che increspano quel piano lì che rappresenta lo spazio-tempo. Sono due oggetti che ruotano l'uno sull'altro e generano queste onde. Là c'è la solita onda che si sta muovendo. Il sistema Terra-Sole sono due masse che si stanno muovendo, no? Perché la Terra ruota attorno al Sole, quindi uno si deve aspettare che la Terra e il Sole producano onde gravitazionali. Ed è vero, cioè la Terra ruotando attorno al Sole produce onde gravitazionali. Ma qual è la potenza? La potenza sarebbe la quantità di energia per unità di tempo che viene irraggiata verso l'universo, verso l'intero universo. Qual è l'energia che la Terra, la potenza gravitazionale che la Terra produce? Avete un'idea voi che sarà miliardi di megawatt? Sono 200 watt, cioè è la potenza di un paio di lampadine. Cioè praticamente pochissimo. Là in basso sulla destra ho scritto sempre in watt quella che è la potenza che emette elettromagnetica, che emette il sole come luce. È 3,8 per 10 alla 26. Praticamente un miliardo di miliardi, quante volte, di 26, una potenza spaventosa, 100 milioni di miliardi di watt, e 200 watt di onde gravitazionali, ma li spara nell'universo. Ecco, per fortuna ci sono oggetti ruotanti che sono un po' più, come dire, rumorosi da un punto di vista gravitazionale. Queste sono le stelle di neutroni che orbitano l'una attorno all'altra. Le stelle di neutroni,
una coppia di stelle di neutroni che orbita l'uno attorno all'altra emette una quantità di potenza gravitazionale che è circa 100 volte quella che emette il Sole, quindi che emette il Sole elettromagnetica, come luce, no? Come calore. È una bella potenza. O le stelle di neutroni sono una cosa che chi fa corso di astronomia un pochettino... sono anche quello degli oggetti, è quello che rimane di una stella quando ha una certa massa e finisce la propria vita. La stella non c'ha più l'energia che la mantiene, diciamo così, in equilibrio, quindi la materia collassa e si formano le stelle di neutroni. Una stella di neutroni grande come il nostro Sole ha un diametro di circa 3-4 chilometri, cioè se il nostro Sole diventasse una stella di neutroni sarebbe larga circa 3-4 chilometri di diametro, uno sferone di 3-4 chilometri. Se voi andaste su una stella di neutroni con un cucchiaino e prendeste un cucchiaino da caffè del materiale di cui sono fatte le stelle di neutroni e lo portaste qui sulla Terra, quel cucchiaino di caffè, si chiama neutronio lo chiamano, peserebbe quanto il Monte Everest, quindi tanto per darvi un'idea della densità enorme che c'è. E queste chiaramente, ruotando l'una sull'altro, producono onde gravitazionali, perché sono piccole, vicinissime e hanno masse enormi, ma quelli che fanno più rumore di tutti sono i buchi neri. Due buchi neri che orbitano uno attorno all'altro producono una quantità di potenza pari a quella elettromagnetica prodotta dall'intera galassia, cioè una quantità di energia per unità di tempo spaventosa. Ma quello che poi determina il massimo, il top dei top dell'energia è quando due buchi neri si fondono, cioè quando precipitano uno sull'altro. La teoria prevede che ciò possa accadere, chiaramente non è mai stato osservato, tanto non si vedono i buchi neri, figuriamoci se vediamo due buchi neri che si scontrano. In questo caso la potenza che viene irraggiata è pari, se i buchi neri sono dell'ordine di alcune decine di masse solari, a quella prodotta dall'intero universo osservabile, chi ha fatto il corso di cosmologia sa cos'è, comunque da 100 miliardi di galassie. L'energia luminosa di 100 miliardi di galassie prodotte dalla fusione di due buchi neri. Ecco, qui adesso c'è un paio di filmati in cui vi faccio vedere. Il primo è la fusione di due stelle di neutroni, anche quello è un evento abbastanza... Praticamente ruotano l'una attorno all'altra, più si avvicinano e più velocemente ruotano. A un certo momento la velocità diventa elevatissima finché si fondono l'una con l'altra. Questi qui sono eventi che vengono osservati, sono le cosiddette pulsar doppie, che in astronomia sono ben conosciute perché oltre ad emettere chiaramente onde gravitazionali emettono tutta una serie di onde elettromagnetiche, raggi gamma, raggi, onde radio soprattutto, di un po' di tutto. E questo invece è la fusione di due buchi neri. E praticamente, come dicevo prima, la potenza gravitazionale che buttano fuori è pari a quella che butta fuori l'intero universo osservabile. Ecco, vedete... per vederli, lo sfondo di stelle lo vedete muoversi perché è l'effetto lente. I due buchi neri sono in primo piano, no? Il resto è tutto sullo sfondo. Lo vedete così deformato perché i buchi neri si comportano come delle lenti, no? Vedete, stanno ruotando sempre più velocemente fino a che si fondono. Ecco, questo è in assoluto l'evento più catastrofico che si verifica nell'universo. Vi ho detto che viene emessa una quantità di potenza come onda gravitazionale pari alla potenza luminosa di picco emessa dall'intero universo osservabile, da miliardi di galassie. È come proprio il tizio, mi viene in mente il tizio della plasma, non una volta, quello che dava le smartellate su quel gong, noi mi immagino l'universo, il gong, questo qui arriva lì, due, e tutto l'universo, no?
che oscilla, che brilla, che vibra. Ecco, adesso velocemente arriviamo ai rilevatori terrestri. Come si fanno a rilevare questi strani oggetti? Per rilevarli si usa uno strumento che si chiama interferometro di Michelson. L'interferometro di Michelson era stato già inventato alla fine del Novecento perché serviva per fare misurazioni della velocità della luce nell'etere. E sostanzialmente non spaventate, funziona così, è molto semplice. Cioè praticamente, io posso usare il laser perché mi piace indicare, il laser non... Allora, c'è un laser, no? Questo è un laser, che indica un laser. Spara un fascio, qui c'è un separatore di fascio. Praticamente il fascio laser viene splittato in due. Uno va allo specchio 2, l'altro allo specchio 1. Poi i due ritornano indietro, qui si ricombinano, e a seconda che si ricombinino in fase o in opposizione di fase, producono al rilevatore qui un po' di luce o del buio. Chiaramente, se arriva un'onda gravitazionale e fa oscillare in questo modo lo spazio, cosa vuol dire? Che uno dei due rami si allunga mentre l'altro si accorcia. Queste oscillazioni dei due rami sono evidenziate da una piccola variazione nella luce che arriva al rilevatore. Adesso ve lo faccio vedere in maniera un po' più... È così, veramente. Attenzione, questo qui è un filmato che fa vedere quello che... in questo filmato il colore del raggio laser è proporzionale alla quantità di luce. Aspetta. Ecco fa. Allora, eccolo qua. Esce il raggio laser, vedete? L'oscillazione dei due specchietti fa oscillare la luce qua. Vedete che... Adesso lo vediamo nel dettaglio. Parte il raggio laser, vedete, questa è la lunghezza d'onda, si divide in due parti. Questo qui arriva allo specchio, viene riflesso, torna indietro, si combina con l'altro, vedete, si combinano in opposizione di fase, quindi qui non c'è luce, c'è buio. L'interferenza si chiama, no? Il fenomeno di interferenza. Se gli specchi si spostano anche un pochettino, vedete che cambia da opposizione di fase diventa in fase. Per cui il rilevatore cosa vedrà? Vedrà lampeggiare, pip, 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 pip. E quel lampeggiare lì è proprio legato all'oscillazione dei due specchi. Non ve lo faccio rivedere perché mi sa che avete capito, no? Quindi si tratta di misurare le variazioni di questi due rami perpendicolari, uno rispetto all'altro, e le piccole variazioni prodotte dall'onda gravitazionale, che ne allunga uno e ne accorcia l'altro, vengono... c'è un trasduttore, vengono trasformate in oscillazioni di luce, quindi in oscillazioni di un impulso elettrico, insomma, questo qui è quello che... Di questi rilevatori ce ne sono attualmente in funzione 5, ce ne sono due in America, si chiamano LIGO, quelli americani, LIGO dicono gli americani, che sarebbe Laser Interferometric Gravitational Observatory. Poi ce ne sono due in Europa, c'è il GEO che è in Germania e il VIRGO che è in Italia, a Pisa, a Kashina. E poi c'è il CAGRA che è in Giappone, è in costruzione quello il LIGO in India. Chiaramente i due che hanno rilevato l'evento sono i due americani, perché non so, quello italiano non ci avranno avuto i fondi forse per tenerlo in funzione. No, ma mi sembra che perché è entrato in funzione nel 2010-2009, insomma. Eccolo qua. Chiaramente, mentre l'interferometro di Michels, quello del fine dell'Ottocento, era lungo, aveva i rami di un metro, questi qui hanno, quelli americani, hanno i due rami lunghi 4 chilometri. Cioè praticamente, eccolo qua, questi qui sono i due rami dell'interferometro. Qui dentro c'è il blocco dove ci sono i laser, là in fondo ci sono i due specchi, uno è là e uno è là. Il laser percorre 4 chilometri, andate e ritorno, andate e ritorno. Questa qui è una visione di uno dei due rami, quello che si trova nello stato di Washington, è un vecchio poligono nucleare degli Stati Uniti. C'è questo tubone qua di calcestruzzo, all'interno c'è un tubo di acciaio del diametro di 1,20 m. Dentro quel tubo lì è stato fatto il vuoto più vuoto che sia mai stato realizzato sulla Terra, perché bisogna che il fascio laser proprio non abbia il minimo disturbo, basta che gli passi vicino una molecola di ossigeno e salta via. Inoltre, un'altra cosa importante, questo è quello di Livingston, sempre americano, l'altro, nella Louisiana.
Ecco, una cosa importantissima è il sistema di sospensione degli specchi, perché voi immaginatevi che bisogna eliminare tutte le oscillazioni che vengono dalla Terra. Cioè, quando la mattina arriva lo spazzino, no? Col furgone che butta dentro, sono tutte onde gravitazionali pazzesche, no? Quindi bisogna isolare completamente l'ambiente. E poi la microsismica, cioè il fatto che ci possano essere dei piccoli terremoti, qualunque evento poteva disturbare la rilevazione. Per cui c'è un sistema di sospensione che è innovativo, un sistema di smorzamento. Gli specchi sono questi qua, i due specchi, pesano 40 kg l'uno, i due specchi che stanno in fondo ai due rami. Questo è quello italiano di Virgo, è lungo 3 chilometri, noi italiani sempre in economia, 4 gli americani, 3 chilometri il nostro. Eccolo qua, è terminato nel 2003, adesso deve essere in riparazione. Questo qui è quello tedesco che ha due rami di 600 metri, i tedeschi, allora sanno lunga. E però gli fanno fare due volte il percorso, quindi è come se fossero di 1200 metri, i germanici hanno sempre questo. Si trova vicino ad Hannover, in Germania. Questo qui è quello giapponese che invece si trova tutto sottoterra. 14 settembre 2015 è arrivata la prima onda gravitazionale. Dopo più di 20 anni di tentativi, di cose, il 14 settembre, data storica, è stata rilevata la prima onda gravitazionale. Allora, i due LIGO americani hanno rilevato una variazione di lunghezza di 10 alla meno 18 metri. Voi sapete cosa sono 10 alla meno 18 metri? Allora, prendete un metro, ce l'avete, avete un metro, ce l'avete, lo dividete per un milione di volte, viene fuori un micron, cioè sono le dimensioni di un globulo rosso. Prendete il globulo rosso e lo dividete ancora per un milione di volte. Viene fuori, le dimensioni sono quelle grosso modo di un atomo di idrogeno, un centesimo di un atomo normale. Prendete il vostro atomino di idrogeno e lo dividete ancora per un milione di volte. Di tanto si è spostato quel tubone di 4 chilometri. Vedete conto? Cioè sono le dimensioni di un quark. Cioè io lì lo dico, però lo negherò sempre. Io ho ancora qualche dubbio che ci siano riusciti. Però ho visto tutti i grandi ricercatori che l'hanno dichiarato pubblicamente, insomma. Cioè, o qualcuno ha sbattuto qualcosa. Per darvi un'idea ancora precisa, è come se avessero misurato la distanza che c'è tra la Terra e la stella più vicina, Alfa Centauri, che dista solo, si fa per dire, 40.000 miliardi di chilometri, come se avessimo misurato quella distanza con la precisione di un capello. È pazzesco, è una cosa veramente. E adesso questo qui è il segnale che è venuto fuori. Quello che ha confortato tutti è che il segnale è stato rilevato sia a Danford, nel Nuovo Messico, che a Livingston, in Louisiana. Vedete che i segnali sono praticamente uguali e sfasati l'uno rispetto all'altro di 7 millisecondi, che vuol dire che proprio l'onda gravitazionale che viaggia alla velocità della luce ha pennellato i due sistemi. E adesso io provo a farvi sentire il LIGO, il segnale, perché il segnale è nella frequenza fra 10 e 150 Hz, quindi il segnale elettrico può essere trasformato in segnale acustico, quindi lo possiamo ascoltare. Io adesso provo a farvelo ascoltare. Si chiama chirp, gravitational chirp, è un cinguettio. Ora, questo qui è realmente il passaggio dell'onda gravitazionale, e dopo vedremo da dove viene, chi l'ha prodotta, che passa sulla Terra. 25 anni di attesa, $1 miliardo spesi, più di 1000 persone al lavoro. Per questo, vediamo se...
Perché non parli? No, ve lo mimo, ve lo canto dopo. No, non capisco perché. Ma prima l'ho provato e andava, poi mi... Aspetta un attimo, fatemi fare un tentativo solo perché... Al massimo questo qua. È fatto. Adesso vi giuro che prima l'ha fatto. E ve lo mimo. Comunque lo potete ascoltare su internet, chi ce l'ha, se vi collegate, andate a vedere la andate a vedere Gravitational Chirp, CHIRP, cinguettio gravitazionale, se potrete sentire. Ecco, questo è costato $1 miliardo, migliaia di persone, ed è quel segnale lì. No, ma io poi, aspettate, non mi do pace, perché... No, sono stato bravissimo, eh. Così. Vedi che me lo vuole aprire. Ma perché non parli? Niente, neanche così, si vede che... Sì che qui abbiamo il volume. Niente. Comunque è più bello come l'ho cantata io, dai. No, non è dovuto al computer. No, no, ma no, non sono collegato là, me lo dovrebbe suonare da qui, eh. Ho capito. Ma sempre su una serie che adesso c'è. Va bene, niente, è lui, è chiaramente il CIRP, è quello lì. Ecco, l'evento, quel CIRP lì, è stato prodotto da questa roba qui. Praticamente si sono fusi tra di loro due buchi neri. Questo è stato calcolato con i modelli matematici applicando sempre quella bella equazione di campo di Einstein, no? Quella che vi ho fatto vedere già mille volte. Praticamente due buchi neri, uno di 29 masse solari, l'altro di 36 masse solari, che si sono scontrati ad una distanza di 1,3 miliardi di anni luce, cioè praticamente il segnale ha viaggiato per 1,3 miliardi di anni, e ben tre masse si sono convertite direttamente in energia di onda gravitazionale. Quindi voi dovete immaginare, questi due buchi neri, sono due oggetti grandi, grosso modo, come una regione, no? Voi immaginate due sferone, ma non sono sfere perché un buco nero è un buco nello spazio-tempo, no? Questi due grandi come il Trentino Alto Adige e la Lombardia, non so, il Veneto, no? Che si avvicinano ad una velocità che e iniziano a ruotare ad una velocità che è circa 0,5c, la metà della velocità della luce, no? Questi due oggetti che si avvicinano iniziano a ruotare. Aspetta, adesso ve lo mimo ancora col whip, perché praticamente i due buchi neri, vedete, grandi come due regioni, arrivano a velocità maggiore di quella della luce, fanno così. Questo è ciò che è accaduto. È la prima volta che viene osservato, ascoltata, la fusione di due buchi neri. Quindi questa scoperta ci dice che i buchi neri esistono, che si possono fondere, e che... Quindi è da doppio premio Nobel, perché la scoperta dell'esistenza dei buchi neri, della loro fusione e del fatto che il sistema LIGO funzioni, sono praticamente avranno sicuramente il premio Nobel. Adesso, se aspettiamo qualche mese, lo vedrete. È stata individuata anche la zona in cui è presumibilmente avvenuto l'evento, nell'emisfero australe, nella direzione delle nubi di Magellano, ma questo ci interessa poco. Ecco, qui c'è un filmato che ci fa vedere il grande viaggio dell'onda.
Ecco, praticamente, ecco, quelli lì sono i due buchi neri che si stanno ruotando, fanno il chirp, chirp, vedete? Stanno emettendo onde perché ruotano. Però l'onda gravitazionale vera e propria parte quando si fondono. Pac! Ecco, vedete, è partita l'onda. Questa qui ha viaggiato per 1,3 miliardi di anni nell'universo. Queste sono tutte galassie, non sono stelle. Questa è l'onda che si propaga, viaggia per 1,3 miliardi di anni, finché arriva sulla Terra. Qui è quello che abbiamo visto prima, esagerato, ma anche nel tempo. In realtà è durato 20 millisecondi, è velocissimo. Ecco fatto. E noi, i rilevatori americani, lo hanno visto. Il futuro è l'ISA. L'ISA è un laser interferometrico che verrà messo in orbita, tre stazioni dovrebbero essere messe in orbita adesso intorno al 2020, e saranno lontane 5 milioni di chilometri, cioè sarà un enorme interferometro invece che 4 chilometri, 5 milioni di chilometri di lato. Questi dovrebbero misurare quindi onde gravitazionali, quindi potremo ascoltare quello che accade nell'universo, stelle di neutroni che si fondono, buchi neri che si scontrano e altre vicende. Questa è la nostra Terra. Fino a, l'ho fatto un po' ingrugnita perché la trattiamo sempre male. Questa qui era la nostra Terra fino a qualche mese fa, con gli occhi. Adesso praticamente la nostra Terra ha messo sulle orecchie. Ora siamo in grado di ascoltare l'universo, non soltanto di vederlo. Grazie.